Ti vuoi un tatuaggio? Awe, Kumba! Siamo al cimitero, quindi non rompete le scatole. Che cosa vuoi fare contro Dracula? Calcio a sedere, ti faccio arrivare a Napoli, altri Dracula. Jacob! Sto facendo la strage! Ho supposta. Oh! Wow! Incredibile ma vero. Basta una bella giornata. Come? Per far felice la gente. Sorto da visione celestiale. Fatti cavoli tuoi, vero? Lorenza si è incazzata. L'anima tua! L'anima vostra! Voilà! Kamehameha! Kamehameha! Riuscite a sentirmi? Mi suono l'adagio di Albinoni, mi suono! Ah! Ciccia, calma, calma! Il sangue è freddo, bevi. Cioè, vi rendete conto con chi stiamo parlando? Oh, è ancora da mandare, aspetta tu qui! Stati zitta, ma questo è scemo. Questo che hanno fatto? Incidente? Non c'è la multa, direttamente la pena di morte. Allora, facciamo una bella accus, visto che questi hanno parcheggiato male. Forza, passate! Non ci passo. Vabbè. Ah, forse perché devo spostare. E vabbè, ma in realtà ci doveva pensare la scientifica, sto fatto qua. Ma vabbè. Beh, passate. Forza. Ma va, questo fa stretching. Ce l'ha la gamba questo? Oh mio Dio, non la vedo proprio in forma questo. Vabbè. Spostiamo anche questo. Tanto non è mica mia la carrozza. Se mettono la multa, che me ne frega a me. Per me la possono anche prendere. La possono pure sequestrare. Ma io voglio bene ai cavalli, ok? Nella vita reale è ovvio che non farei una cosa del genere. Però proviamo a vedere una cosa. Sono scappati! Ad ogni modo, in realtà l'avevo già fatta, solo che non me l'aveva fatto completare perché probabilmente l'avevo ucciso. Voglio vedere quanti ne uccidi. Sto facendo la strage! Allora, lì c'è il poliziotto. Bersaglio individuato. Oh, mamma mia. I tesorini. Tesorini, e quel foglio vola. Di chi è sto foglio? Non si lasciano le cose per aria. Va bene che non stanno completamente per terra, però, non si lasciano neanche per aria. Bellissimo sto cavallo. Oh mio Dio. Parna mucca, ma vabbè. In realtà esistono sti cavalli, però sembrano delle mucche. Oh, vediamo. Vi dico solo che qui la situazione è complicata. È vero? Vabbè. Oh, i fogli che volano. Quanti fogli che volano? C'è piove, ma volano i fogli. Beh, forza, dobbiamo andare in incognito qui, Rapisci. Qui è complicato, perché se noi ammazziamo uno di questi agenti, questo scappa, miseriaccia. Qui ci sono pure questi due poliziotti. Tanto questi li ammazziamo così. No, madonna! Abbiamo incominciato proprio male. Ma male, male, male. Ma mo, arret. Muoviti. Se ti muovi, mi trovi qui. Allora, concentriamoci. Qui c'è sempre una carrozza che blocca il traffico. Quei due poliziotti sarebbe molto meglio ucciderli subito. Che adesso, adesso. Voilà. Signora, non corra! Che fa l'incidente? Sì, che cacchio lo dici? Quello perché sta sopra la lapide? Ma almeno sta comodo? Aspettate che mo glielo domando. Crociamo le dita. Stava comodo.
Ste piante che non mi fanno vedere niente. Io non mi devo incazzare che qui ci sono tutte le piante. Qualcuno può venire a potarle. Chiamate il giardiniere, per favore. Porca miseria, non ci vedo niente. Ma perché stanno tutti sopra il muretto? Sì, 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 sì. Qui dietro, qui dietro. Mannaggia tua. Oh, stai già pronto per essere seppellito. Mi manca solo da pagare la bara e tutto quello che c'è da pagare. Dopodiché, sta a posto, lo dico io. Ma questo è il problema, che non posso utilizzare i dardi avvelenati, cioè i dardi allucinogeni. Perché se vado a colpire uno di questi poliziotti con i dardi allucinogeni, rischiano di uccidere la gente che devo rapire. E non è una cosa buona, perché lo devo prendere vivo. Cioè, se lo devo rapire, è ovvio che non è che lo posso rapire morto. Cioè, se no non sarebbe un rapimento. Quelli che stanno facendo vengono da qui. Non si capisce. La signora si incastra alla lapide. No, al muretto. Che scema. Manco un muretto sanno passare questi qua. È inutile. Quelli ridono. E ridono. Ridono. Basta una bella giornata per far felice la gente. E io non ci vedo niente. Dato che mi è venuto tutto sto maldico. Che vuole? Che vuole? Si spaventano per niente. I scemi. Tranquilli. Non vi faccio niente. È quello che non scende. Madonna, mo ti faccio scendere io, eh. Cosa stai facendo? Facendo. Aspetta un attimo che mo te lo faccio vedere. Io qua c'ho dei seri dubbi. Se tu resta vicino al bersaglio. Tanto piacere, ma io prima devo liberare la strada. Buongiorno. Tutto bene? Spero proprio di sì. No, qua bisogna studiarselo bene, stai con quello che si spaventa. Vabbè, ti compati. In effetti, anch'io, quando ho ucciso una persona qui, mi sono spaventato. Ho detto... Mamma mia. O meglio, quando ho visto i poliziotti. Sono detto, mamma mia. Ehi, ehi. No, 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 no. Ma quanto sei scemo. La solita sfortuna. Anzi, no. Uccidetemi pure, va. Se lo merita. Se lo merita. Costituisciti. Potreste muovervi? Anche scappando. Questo è un cretino, per non dire di pe... Te lo meriti, te lo meriti. Cioè, io non lo so. Aveva selezionato tutte e due. Stavano con le sagome rosse, tutte e due i poliziotti. Quello che fa? Che fa Jacob? Ne ammazza solo uno. Ma poi dimmi se non dovresti essere chiamato deficiente o quant'altro. Vabbè, io non ho paura, io non ho paura. Jacob! La vergogna, la vergogna, la vergogna. Ehi, non ti voglio manco sentire, eh. Ciao, ciao, arrivederci. Ti pareva, perché come stavamo messi prima, era molto meglio. Vai, vai, vai. Cioè, da un errore che fa, ne fa altri mille. Anche Dracula, Dracula proprio squarta. Dovresti essere tu a squartare Dracula. Non te lo meriti quel costume lì, non te lo meriti, eh. Ah, mo facciamo una bella cosa, mo vi faccio vedere io. Una bella punizione, perché tutti devono essere puniti, eh. Se tu fai una serie di cagate, devi essere punito. Forza. Inventario. Qua, quella, la faccia di Dickens. Do cacchio sta, la faccia di Dickens dice già tutto. Cambiamo vestito, forza. Dai, mettiamo questo. Ora. Con la santa pazienza, ma veramente la santa. La pazienza deve essere veramente santa qui, eh. Buongiorno, sono amico vostro, non vorrei dire. Però, per oggi faremo un'eccezione, eh. Se mi ha visto qualcuno, ma quante legnate. Toda gioia, toda bellezza, vena do. Che motta ammazzo e mena a salire. Ste piante maledette, questo che fa? Si vede niente. Non so che cavolo ci azzecca sta canzone, ma vabbè. No! Che culo, posso dirlo? Che culo? Ecco, l'ho detto. Cosa abbiamo rischiato? Beh, Kumba, tu prova mo aveva passato. Mannaggia te. Le farfalle passano i muri. Questo non lo sapevate. È un potere che nessuno sapeva. Chiami. Trapassano i muri. Incredibile ma vero.
Oh, non sapevi farlo prima, la signora l'ho trapassata. Oh, inciampa il cretino. Che sta facendo? Che sta facendo? Oddio. Oddio. Aiuto. Aiuta. Tutto a posto. Proviamo. Via, 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 via. Fai silenzio e forse sopravviverai. Per favore, muoviti. Di regola, se io vado piano, in questo modo non dovrebbero darmi problemi. Perché pensano come se io lo sto accompagnando oppure è lui che sta accompagnando me. Quindi non dovrebbero, cioè, se mi dovessero vedere, e spero comunque di no, per sicurezza, non dovrebbero crearmi problemi. Giorno, no, no, niente, lo sto accompagnando a fare un giro. Dov'è l'uscita? L'anima dell'uscita. Non lo vedo. L'uscita. Non ti bagare. Non è semplice, mannaggia. Non è che riusciamo a scavalcare, non so come. Sì, magari. Raga, lo devo stordire. Non posso fare altrimenti. No, 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 no. Bene, bene, bene. Ora siete nei guai. Aiuto, polizia. Porca miseria. Devo tenere pre... Che qualcuno mi dia una bastonata, perché veramente io non lo so. Ma vabbè, mi devo pure confondere io. Perché io l'ho lasciato, invece se avessi... Per stordirlo, devo tenere premuto cerchio. Non sbrighiamoci, perché sto iniziando seriamente a incazzarmi. Ma aspettiamo che questi se ne vadano da quell'altra parte, perché sennò qui mi vedono. Portaggio al pubblico ufficiale. E che cavolo, 3 ore, veramente, mocca a me che sono sbagliato. E per favore non ditemi niente, mo non c'ho voglia di aspettare così a lungo. Mo... buongiorno signorino. Più concentrati magari, la prossima volta. E vedi se te ne vai, per favore, Non ho tempo da perdere. Jacob! Che cavolo! Ha un'aria familiare, vero? Un'aria familiare, vero? Fatti i cavoli tuoi, vero? Come? Quelli da dove sono usciti? No, mi sto seriamente incazzando. Allora, o è l'ultima volta questa, ma la volta buona, o veramente... cioè, non so che fa, veramente, Cioè, io... poi dico... Poi mi lamento. Cioè, veramente, non è che siamo troppo avventati oggi. Oggi proprio voglio mandare allo sbaraglio. Non possiamo, perché c'è l'obiettivo. E io gli obiettivi vorrei farli. Gli obiettivi, sì, giustamente, senza la I. Perché le I bisogna toglierli. Bisogna toglierle. Signorina, state zitta, la gonna, attento. Appunto, diglielo, signora, Piano, piano, piano. Dilli tutte e due. Ma la mia... Le prime volte stava andando che era una bellezza. Una cavolata ho fatto. E lì sta sballando tutto. Continuiamo a fare cavolate su cavolate. Bello è questo. Sta questo. Sta quell'altro. Sta l'animaccia tua. Mannaggia gli alberi. Quadrati. Addossela. Dove te ne vai? Dove? Ah, visto i corpi. Ti stai fermo? Affango patemo. Avvisate, che se state arrivando, almeno me lo dite. Bussa da fare la passeggiata. Vuoi pure un caffè? Una tazza di tè? Quei biscottini? Con le gocciole, coi pandistelle, li vuoi? Ora si passa veramente alle maniere forti. Vai, passiamo ai coltelli. L'anima di tua sorella. Volevo passe. Madonna, se mi vede questo, sarà proprio la fine del mondo. Anzi no, saliamo qui sopra. Sali, ok? Alziamone un paio con i coltelli. Tanti coltelli ne abbiamo. Almeno ci leviamo un po' di poliziotti di mezzo. Perché io veramente mi sto innervosendo, Madonna, che fesso, mamma mia. Per favore non mi scoprire. Non me ne frega niente. In un modo o nell'altro ce la dobbiamo fare. O si passa le maniere forti, o niente. No. Come fa a vedermi? Vabbè. Non ho parole. Mi domando, da così lontano mi ha visto.
E c'hai un occhio da falco, non lo so. Mannaggia le lapidi. Allora, si può dire che questa parte qui l'abbiamo liberata. Oh, sta cosa è irreale. Cioè, te lo dico subito, è irreale sta cosa. Cioè, va bene che sono tante le persone che hanno visto la persona che è stata uccisa, ma come fate a... No, no, con comodo, vai, sì. Ma tanto, sai, stavo... sono da qui su... da... ma... mezz'ora? Sono qui da mezz'ora? Ma sì, dai. Tanto che sarà mai mezz'ora. Ma sì, può passare anche un millennio. Che ce ne frega a noi? Che mossi si devono cozzare? No, no, portati tutto, mi raccomando. Dell'anima tua e quando era di... Da dove vai? Dove vai? Dove vai? Che fortuna, guarda. Vi giuro, questa è stata fortuna, Quel tipo non mi piace affatto. Volete tenere voi? Come non mi piacete? No! No! Che fate? No, 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 no! Raga, cosa ho rischiato? Oh, madonna, santo. Buongiorno! Tanto piacere a cacchio! Sto maledetto! Ma come? Io c'è bravo! Oh, vaffanculo! Staffascio! Come? Come? No! Me lo volete spiegare? Come? 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 Stavano tutti di spalle. Nessuno mi vedeva. Tu con la carrozza, state attento, Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Chi sei tu? Da dove vieni? Dalla miseriaccia tua! Vieni! Affanculo. È così che vanno a finire quelli che non si fanno i cavoli propri. Se non lo sa, poi se lo sapevi. Vedete? Vedete? Come faccio? Cioè, ma poi stavano lontano. Vi dico la verità, sta missione è più complicata di un boss a Sword Art Online un altro po'. Ed è difficile che sta roba, sia più complicata di un boss a Sword Art Online. Eppure, piano piano lo sta riuscendo a superare. Non si sa come, ma ce la sta facendo. A cavalleria è arrivata, Quello che fa? Succede, si scassano tutto. Stanno scassando pure qualche altra cosa, Mo ve lo dico. Possiamo porre fine a questo inferno? Per favore, potreste venire di qua? Potreste camminare? Potreste venire di qua? Non devi ritornare indietro, vedi quell'imbecille, vedi? Vi aspetto calorosamente! Quel che stanno facendo? Che state facendo? Che state facendo? Niente, disse l'omino. Niente, ma guarda, non direi niente. Oh, ma è venuto proprio potente. Come mai è venuto così potente? Non lo so. Vuoi scendere? No, 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 no. Madonna, come ti ammazzo. Guarda, veramente, rifallo di nuovo. Ti stacco le rotule. Cosa ti stacco? Ti stacco la testa, magari? Ti strappo il cuore e me lo mangio? Siete quanto ti strappo il cuore e me lo mangio? Erano due poliziotti. Tutti e due i poliziotti avevano la sagoma rossa, ok? Perché se hanno tutti e due la sagoma rossa e quindi ciò significa che dovresti fare la doppia uccisione e ucciderli tutti e due? Perché ne fai solo uno e ne uccidi solo uno? Signora, vai a mangiare! Tanto ormai qua abbiamo capito che ci metteremo 3 anni! Vedi? 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 Madonna santa, veramente che ti darei, guarda! Basta, veramente, io mi sto rompendo le palle. Ecco, ed è poco! Qui non c'è niente da ridere, raga! No, no, disse quella Mudu. Sono contento che lei rida, perché almeno così cala la vergogna, per dire. Non mi vergogno.
Ma chi me lo sta facendo fare? Madonna, sa, ma io potevo andare a mangiare, potevo, non lo so, che cosa potevo fare? Boh, potevo giocare a carte, potevo spaccare le vertebre a qualcuno. No, ma me ne devo fregare dell'obiettivo, uccido tutti, c'è me ne freg. Calcolate che io sto facendo tutta sta fatica per quell'obiettivo lì, l'anima vostra. Ma metterne meno di poliziotti, no. Hanno messo tutto il commissariato in un unico posto. Quanto tempo che non vi rivedevo. Quasi. Dai l'allarme e ti stacco la vertebra. Che è successo? Kumba, cieca voi che non sto dentro la... È scemo. Non sto nella zona... Questo è scemo. Ma tu sei scemo? O cosa? Se mi scopri, ti riduco a brandelli, te lo dico. Te lo dico, cioè non è normale. Dimmi, che vuoi? Che vuoi? Stavo fuori dalla zona vietata. Che caspita vuoi? Scusate se mi sto incazzando, ma qua c'è veramente da incazzarsi, eh. Cioè, quando ci vuole, ci vuole. Cosa ho fatto, madò? Che fai? Non fare la capretta che saltella nel prato azzurro, che non è manco azzurro il prato. Quanto vorrei ridere io così. Magari. E il bello è che questa missione, mo ci sto facendo il video, questa missione l'ho già iniziata da un po' di tempo, eh. Un giorno me ne sono uscito e ho detto, ma facciamo sta missione. Non l'avesse accomunzato proprio. Kamehameha, Kamehameha, muove lo lancio. Ah, gli ho fatto male! Niente! Come siamo messi male, eh? Ok, io ci ho azzeccato tutto. Per l'amor del cielo, ma veramente? Che ti succede? Cos'hai? Cos'hai nella testa? Le scimmie urlatrici. C'ha le scimmie urlatrici. Voi, proprio qui, fra tante strade. Proprio qui? Scendi. Quante volte devo cliccare il cerchio per scendere? Per farti capire che devi scendere. Mi spaccate la carrozza. Me la stai spaccando. Mo ti spacco la testa. Che vuoi? Che mi vedi? Pure dato una mazzata al microfono. Cioè sta di spalle, ma mi vede. Posso anche stare a 10 miliardi di chilometri di distanza, ma vabbè, mi vedi. Abbiamo capito tutto. C'ho prima non capire, perché se capisco, stati bene. Avete rotto. E io non posso ammazzare nessuno, quindi, faccio in un mondo e non mi scoprono. Faccio in un altro e mi scoprono. Ormai... Oh, posso veramente stare sopra la montagna, sopra il monte Everest, inutile, mi scoprono. Queste, insomma, tutto il borsellino, tutte le penne, so io dove ve le ficcherei. Ma una a uno, fate la fila, venite da me, prendo la penna, zac! È una scena macabra, ma se lo meritano, perché io veramente mi sto incazzando nero. Sapete quante volte lo sto facendo? Non lo so nemmeno io quante volte l'ho fatto fino ad ora. Ma so già che sono arrivato al numero 20. Lo so. O assai devi camminare. Ovviamente. Dove è una passeggiata? La faccia mia. Sì, fatti vedere. Un mago del nascondiglio. Permettiti di salire, se è permesso. Ma perché sali? Ma se io sono qui, non hai sentito che io sono qui, no? Non hai sentito? Un depravato. Scendi. Madonna quanto vi odio, eh. Madonna quanto vi odio. Ma una a 10. Ma non za capisce. Oh, vedimi.
Oh, adesso mi hai visto, ed è ovvio, perché c'avevi proprio gli occhi puntati su di me. Ma prima non ce li avevi gli occhi puntati su di me, non ce li avevi. Ho paura ad ucciderlo perché, veramente, perché non dice niente. Forse mi vedono. E invece no. Strano, non mi hanno visto. Come mai? Boh, non lo so. Forse perché qua veramente non mi avevano visto. E hanno detto, ma chi è stato? Che strano. Quello non lo posso uccidere perché sta dietro alle piante. Belle le piante, eh? Le piante. Com'è bello vedervi. Sorta di visione celestiale. La Trieste in giù. Ma quanto è bello vedervi morire. Mi faccio una bella risata. Ma che bella risata. Come avete fatto a vedermi? L'anima di vostra sorella. Ma vaffanculo. Stavo per dire una parola. Vaffanculo. E l'ho detta. Probabilmente l'avrò censurata. Ma che me frega. Almeno mi sfogo. Andate a cagare. Chiamate pure la banda. Facciamo una bella suonata. Vi suono io. Di Albinoni mi suono dentro le orecchie. Abbiamo sprecato un coltello così, buttato nel cesso proprio. Bravo cavallo, ti togli mo lampione flip. Non so come si dice lampione in inglese. Sali, questo ci vede stranamente. Che bello che spostano le carrozze così. Come se fossero carta pesta. Come? Oh raga, l'avete visto pure voi, eh. Stavo dietro al muretto. Facciamo conto che questo sia il muretto, ok? Se sto così, voi mi vedete? No, non mi vedete. Adesso mi vedete, ma perché sto fuori dai quaderni. Se stai in mezzo ai quaderni, ma... Oltretutto, non vi dico niente, che ne so, mica vi dico, cioè, non lo sapete che io sto qua dietro ai quaderni? Cioè, vabbè, questo per farvi un esempio, ma per dirvi, se io sto dietro un muretto, voi mi dovete spiegare come ha fatto a vedermi, No, perché veramente qui, cioè, io veramente, da una cavolata veramente che ho fatto all'inizio, ne stanno uscendo di cagate. Vedi, che stai facendo? In ginnastica. Vai in palestra. Ah! Cosa fai? Se mo qualcuno mi vede. Meno male, bravi. Siete stati sinceri. Avete capito che in realtà se io sto dietro a un muretto non dovreste vedermi. Perché così è. Cioè, non è né fisica e né niente. È la realtà. Quello che mica si capisce dove cacchio deve andare. La prossima volta metti la freccia, ok? Sappiate che dovete morire tutti, eh? Un giorno o l'altro morirete tutti. E adesso voi morirete per... Mano mia. Ciccio! Siccità! Madonna, in tempo fa. Nessuno mi ha sentito. La faccio quando siete sordi, oh. Siete molto ma molto sordi. Non mi vedete? Come avete fatto? Madonna santa, mi state facendo incazzare. Mi state facendo girare le palle. Non le pale. Mettici un'altra L, quindi due L. Indovino un po' cosa esce fuori. Ma dove spari? Dove spari? Madonna santa. Oh, finalmente l'hai azzeccato. Non mi dire che stanno venendo insieme, eh. Non mi dire che si sono incastrati, eh. Niente, raga, si incastrano e vabbè. Lo sto vedendo più o meno i movimenti dal radar. Che stai facendo? Giro giro tondo. Finalmente, 3 ore solo per uscire, incredibile. L'anima tua! Ma io non mi fido più di te, giuro, veramente. Ci sono stati momenti che hai fatto delle cose sensazionali. Ma veramente stai facendo una serie di puttane, se posso dirlo.
Non posso, non potevo dirlo, me l'ho detto, ma tanto lo censuro. Io censuro sempre tutto. Vai, 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 continuiamo. Continuiamo a fare stronzate su stronzate. Va, va, vai, vai. Rompendo le palle, eh. Vai, vai, sì. Ma forse sarebbe meglio uscire, guarda, da sto ricordo, perché me li stai facendo girare, eh. Avessi fatto Sword Art Online, sarebbe stata la scelta migliore. Sarebbe stata la scelta migliore. Forse no, forse sì. Che caspita ne so, non lo so. Guarda, guarda, sta facendo la notte. Sta tramontando il sole. Madonna, madonna. Ma sai da quanto tempo li ho visti quelli? Ma sai da quanto tempo l'ho vista quello? Gentilmont, potresti ripararti? No, no. L'anima da... Fai girare? Ehi, mi fai girare? Ma quante volte mi stai facendo girare? Le palle? Ehi, le palle? Ehi! Oh, ma quante volte lo volim fa... Il remix di Rovazzi, va. Oggi me li state facendo girare. Vero, compari? Mi schiaffarei tutti dentro, anche i poliziotti. Poliziotti, scassacavoli. Ma guarda, sta facendo la notte. Ma non è pesce? Ora potrebbe andare bene quell'abito, forza. Mettiamo quell'abito. Tanto è passato più di un giorno, guarda. Dov'è quello di Dracula? Olè! Per favore, entra nel personaggio. Non farti scoprire. Fai quel che cavolo vuoi, insomma. Che quel cavolo vuoi non tanto, eh. Che se ti concedo l'onore di fare quello che cavolo vuoi. Olè! Hai fatto proprio il botto. È tutto per una persona. Cioè, rendetevi conto. Non stiamo messi bene, eh. Te lo dico io. Ehi, vabbè. Cioè, già mo è buio. Poi se mi stacchi pure i pali, non ci vedo veramente niente. Voglio porre fine alla tua sofferenza. Gli uccellini che cinguettano. Poi ci sono io che mi incazzo. Riuscite a sentirmi? Jack! Jack! C'è la scialuppa! Raga! Sì, vabbè, magari! Se m'avesse se... Se veniva quello che devo rapire... No, mo quello scappa! Aspettate, aspettate... Ho problemi di linea! E senti a me, elimina i dolciumi, eh. Potrei benissimo attirarlo qua fuori, così mi sarà più semplice. Vieni, 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 vieni. Madonna, cosa sto facendo? Sta zitto, sta zitto. Si fermi. Ok, sta carrozza va benissimo. Forse, poi boh. No, non va bene perché è un posto solo. Ok, qualcuno mi dia una carrozza. Nessuno di buon animo che abbia una carrozza libera. Quello è un taxi, ti porto bello largo, largo. Oh, qua avrai tutto il posto che ti serve. Posso? Cioè, devo fare tutta sta strada? O non va bene la carrozza, boh? Ah, ok, ma va a quel paese! Mamma santa, raga, quanto ci ho messo! Stato certo. Oh, la posizione è giusta. Beh? Ma mo che la canzone è finita, la canzoncina, c'ha vi ma fa? Oh, e magari a dirlo prima, eh? Mi fa pensare come se ho fallito la missione. Boh. Non fa uscire niente. Mamma mia, ragazzi, non potete immaginare quanto tempo ci ho messo. Boh, non lo so, poi lo vedrò quando editerò il video. Là mi metterò veramente a piangere, eh? Ciao, Florenza. Mocca a te. È successo. Ah, ok. Ah, ho visto la barra rossa. Pensavo come se era
insomma, un'avversaria. Stava a dire. Florenza si è incazzata. Mamma mia, trova Darwin. Ma dove cacchio sta Darwin? Ma chiediamo un po' a Gumball, forse lo sa lui. Cerchiamo. Cerco.